Cosa avviene dopo la morte? Verrebbe da dire, chi può saperlo? Esatto, perché quelli che sono morti non ce lo possono dire. La morte è come un paese lontano dove non si è mai stati. Perciò, se voglio sapere cosa c'è prima di andare, allora dovrei chiedere a coloro che vivono lì o ci sono già stati. Ma davvero non esiste qualcuno che è tornato dalla morte? Sì, uno c'è, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e ne ha addirittura parlato prima che morisse. Ecco le sue parole. Il Figlio dell'uomo deve essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare. Ed è esattamente quello che è successo. Quando due donne andarono alla tomba di Gesù, incontrarono un angelo che testimoniò la risurrezione come segue. Io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato come aveva detto. Quindi abbiamo qualcuno, Dio stesso, che può svelarci cosa avviene dopo. Dio è anche tuo creatore, è Lui che ti ha formato. E vuole che tu conosca questo importante argomento. In Giovanni al capitolo 5, versetto 28 è scritto: «L'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Perciò ad un certo punto tutti risorgeranno e compariranno davanti a Gesù. Lì verrà rivelata la vita di ognuno, tutte le azioni, le parole, i pensieri e le intenzioni». In Luca capitolo 8, versetto 17, Gesù disse: «Poiché non c'è nulla di nascosto che non debba manifestarsi, né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce». Ti senti a disagio ad ascoltare queste parole? Tutte le persone hanno fatto, detto, pensato cose che a Dio non piacciono, che si tratti di una bugia, di un cattivo pensiero, di una parola offensiva o altro. Dopo che tutto sarà venuto alla luce, viene aperto un libro molto speciale, il libro della vita. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Pertanto, se il tuo nome non è in quel libro, trascorrerai l'eternità così come è scritto, separato da Dio, da solo e in una terribile agonia. Questo non deve accadere, sarebbe orribile. A questo punto è importante che tu sappia che se il tuo nome si troverà scritto in questo libro, lo decidi tu oggi e in questa vita, prima di morire. E la decisione consiste che tu accetti Gesù Cristo come tuo Salvatore personale. Se credi che Gesù è stato punito per tutte le tue cattive azioni, parole, pensieri e intenzioni, allora ti aspetta un futuro molto diverso. Perché coloro che credono in Gesù Cristo non sono più puniti per le cose malvagie che hanno commesso, perché il Signore Gesù ha subito la punizione al posto loro. Questi dunque trascorreranno un'eternità ricca di gratitudine insieme a Dio e insieme a tutti quelli che hanno creduto alla sua parola. Non vorresti esserci anche tu? Ammetti oggi a Dio che, come sei messo ora, a causa dei tuoi peccati non sei adatto per entrare in cielo, e credi in Gesù Cristo, che ti vuole salvare dal giudizio eterno attraverso la sua morte sulla croce, per concederti un meraviglioso futuro in cielo.